Per la politica non sarà un fine settimana tranquillo. Se il centrodestra infatti è sempre alle prese con la conta dei deputati per garantirsi la maggioranza a Montecitorio, in Casa Democratica è scoppiato il caso Veltroni. L'ex segretario insieme a 75 parlamentari ha infatti dato vita ad un movimento interno al partito che ha fatto infuriare non poco il vertice. Spiega l'ex sindaco di Roma: vogliamo rendere più grande e più aperto il PD e non creare qualcosa in alternativa. Frasi che non rassicurano affatto i generali dei democratici. Però si bindi si tratta di un contributo che lacera e Franceschini taglia corto è un atto irresponsabile. Più diplomatico il numero uno del partito, quella di Veltroni è un'iniziativa esotica, dice Bersani. Ma i guai dei democratici non consolano il centrodestra, le cui acque continuano ad essere agitate. Berlusconi si è difeso in Consiglio dei Ministri dall'accusa di aver messo in piedi un mercato di voti parlamentari. Ma che compravendita, spiega, i voti che avrò in più in aula arriveranno per la maggior parte da deputati già eletti nel centrodestra e saranno quelli dell'MPA di Lombardo, che come i finiani si astennero sulla fiducia a Caliendo, e quelli di Noi Sud, il movimento di Poli Bortone. Comunque, aggiunge il Premier, se ci fossero altri parlamentari che per senso di responsabilità e perché condividono la nostra azione di governo si volessero aggiungere, sarebbero i benvenuti. Sullo sfondo degli scenari che agitano i pensieri del Cavaliere restano però sempre i rapporti con i deputati di Future Libertà, anche se dai finiani arrivano segnali di distensione e proprio sulla materia più cara a Berlusconi, la giustizia. Dice Silvano Moffa, uno degli uomini più vicini al Presidente della Camera, anche se il lodo Alfano dovesse contenere lo scudo retroattivo per Premier e Ministri, noi non diremmo di no.